molti diventassero un po' più compatti e anche comprensibili. Allora, la prima è sviluppare occasioni di incontro e condivisione per territori e per temi. Anche nel nostro gruppo è uscito questa cosa di un coordinamento venuto a mancare dalla caduta della provincia. Quindi il fatto che prima ci fosse bene o male un coordinamento provinciale, venendo a cadere la provincia e non sostituendo questo organismo con altro, ci si è trovato un po' da soli. Quindi ragionare su come sviluppare incontri, magari per territori, singoli distretti o zona, zona collina, eccetera, oppure per temi. Creare dei progetti tematici comuni e dei percorsi comuni in modo da invogliare il visitatore a non visitare un'unica sede museale, ma di approfondire il percorso attraverso la visita ad altre collezioni, ad altre sedi, ad altre anche realtà che possono essere le case museo, le case di artisti, eccetera. Continuare i percorsi di formazione, questa è sempre, come dire, rimanere sempre aggiornati e è una prospettiva che forse oggi più di ieri ci serve, dopo magari anche del tempo in cui su queste tematiche non è stata fatta una formazione mirata e adeguata ai tempi. Passo la parola al numero 4, la seconda volontaria. Allora, valorizzare le competenze, soprattutto attraverso gli scambi, la valorizzazione di esperienze e la messa in comune di risorse economiche e di personale. Cioè, questo è venuto fuori soprattutto dal confronto, lo scambio con i piccoli musei che semmai non hanno internamente le risorse professionali o economiche per sostenere anche un percorso di crescita. Quindi mettere a regime, a sistema le professionalità e a volte anche le risorse economiche o allestive, ad esempio, può essere un aiuto sia per i più piccoli che per i più grandi per una circolarità delle professioni e delle persone. Sviluppare una comunicazione integrata attraverso, per esempio, delle linee guida condivise, degli standard che valorizzi le identità, cioè che non svilisca, che non appiattisca però le singole identità. Quindi la necessità di una comunicazione integrata è emersa dappertutto, di una comunicazione che metta a sistema sostanzialmente tutte le singole realtà. E quella delle linee guida condivise è anche per dare una riconoscibilità a tutti i musei che appartengono allo stesso sistema. Quindi tra di noi ci eravamo anche detti scegliere delle linee guida senza perdere la singola identità che ti permettano di fare, non so, delle mini guide di sistema museale in modo che ci sia circolarità di comunicazione e il pubblico possa trovare in tutti i musei appartenenti al sistema le informazioni per andare negli altri. Ecco. E rappresentare gli interessi del sistema rispetto alle professionalità. Questo è emerso nel nostro gruppo, ma penso anche negli altri, rispetto alla legge di rotazione per il personale pubblico, cioè che l'IDC si faccia un po' garante, diciamo, della professionalità degli operatori museali, che non sono sostituibili a volte, cioè hanno un background, una formazione, un'esperienza che è di quel settore e specifica rispetto a determinate collezioni, che quindi non può essere sostituita da una professionalità qualsiasi, da un profilo professionale differente. E poi il sostegno anche ai progetti europei, cioè visto che c'è questa possibilità, le risorse scarseggiano, però a livello europeo ci sono tanti bandi, aiutare l'IBC a sostenere anche la possibilità di accedere a questi bandi attraverso formazione, attraverso soprattutto la formazione, ecco, perché sono risorse molto spesso che vanno sprecate e alle quali i piccoli musei, ma anche non solo i piccoli, non hanno la professionalità per poter accedere a questi bandi, ecco, gli strumenti, diciamo. Allora, gli ultimi tre, facilitare la circolazione delle opere e dei materiali. Quindi è emersa l'idea che l'IBC possa favorire la circolazione di opere all'interno appunto del sistema museale, ovviamente con tutti poi i limiti legati alle sovrintendenze. Ma non solo delle opere, anche dei materiali. Quindi avevamo pensato anche ai materiali utilizzati per le esposizioni, come possono essere i pannelli, le vetrine, e quindi andare in prestito, soprattutto dai musei grandi, per quelli più piccoli che non possono permettersi certi allestimenti.
E poi appunto faceva sempre parte di questo punto ospitare materiali di altri musei, ad esempio il mese dei musei che è emerso in un gruppo, non so... Sì, il tema era... mettere in valore dei musei, fare una sorta di esposizione diffusa in diverse realtà museali, in modo da... quindi creare sì, una tematica unica. L'idea è che poi ciascun museo possa magari ospitare dei materiali di altri musei facendosi a sua volta volano della promozione di questi ultimi. Messa in valore degli spazi a mercato, quindi anche per creare offerta coordinata, quindi utilizzare alcuni spazi del museo e per appunto metterli a disposizione del mercato, quindi affittare alcune stanze in modo appunto da far fruttare economicamente gli spazi del museo. Ultimo, adeguamento dei look alle esigenze dei musei e in particolare agli orari di apertura. Qui c'era il dibattito sulle 24 ore, quindi verificare appunto quanto ci sia disponibilità in effetti di offerta sulle 24 ore, quindi che sia una disponibilità effettiva del museo all'apertura oppure semplicemente scritta sulla carta. C'è qualcosa che ci siamo persi? Che voi eravate nei gruppi magari individuati? La professione sull'orario di apertura era un pochino complessiva, ovviamente si tratta della cosa più complicata per tutti i musei. Nello stesso tempo ci chiedevamo anche cosa vuol dire orario di apertura, perché chiaramente l'ufficio del pomeriggio che sono in fila per andare a un museo a Reggio Emilia, forse no, a Novellara neanche meno. E quindi forse anche questi problemi. E approfondire un po' il tema di questa apertura on demand, che noi anche come città la diciamo spesso rispetto al turismo eccetera, però quando poi si tratta di capire cosa vuol dire non è così semplice, perché se nello stesso momento due turisti per caso mi chiedono di andare a vedere una cosa, io con la mia unità prevista sono già in difficoltà, quindi capire se ci sono delle esperienze in questo senso. Ho visto anche il museo di Guatelli che è apertura richiesta, fra l'altro io non ci sono mai andata per questo motivo, vabbè. No, nel senso che io parto dal mare, vengo a Reggio, ma potrei fermarmi a Guatelli, ma non ho telefonato, e allora pazienza, prossimo. Cioè, voglio dire, andare un po' in profondità su questo tema dell'apertura, che ovviamente è la cosa più importante, su questo siamo tutti d'accordo. I costi sono altissimi, a fronte anche di esigenze che sono subentrate rispetto alla sicurezza, perché abbiamo bisogno di persone col patentino, il volontario può essere di supporto ma non può aprire una sede, e noi stessi fino a qualche anno fa invece, insomma, in modo molto tranquillo aprivamo sedi in questo modo, e quindi è una sfida che a livello economico, cioè, hai voglia, molto più che tante mostre, tante conferenze, tanti convegni, certo. Quindi è una cosa molto molto impegnativa. Allora bisogna un po' capire il pubblico, viene o non viene, quando viene, cioè approfondire un po' questo tema, perché è facile dire apriamo tutti, però apriamo tutti se poi si apre per niente, insomma. Sì, certo. Ma lì c'è anche il tema che fare un periodo di prova proponendo, perché l'esperienza che abbiamo a Correggio è che se tu proponi delle iniziative oltre l'apertura serale normale, la gente viene, sul troppo, certe volte c'è anche in difficoltà. Ha ragione la Betty quando dice che adesso con le nuove normative è un disastro, perché tutto il personale deve essere formato sull'antincendio. E infatti questa cosa è venuta fuori invece al nostro tavolo per una delle altre opportunità rispetto anche alle competenze. Era anche quello che, dal momento che oggi per tenere aperto ci sono una serie di precondizioni di legge, che sono appunto la formazione sulla sicurezza, quindi tutta quella formazione di base in qualche modo potrebbe essere fornita a livello centrale. Si può fare quella formazione periodicamente, può essere sostenuta a livello di sistema, perché volontari, tirocinanti, stavamo parlando, cioè di tutto il personale che per entrare in museo e fornire anche servizi fondamentali, in alcuni casi veramente fondamentali come l'apertura, o tirocinanti attraverso le collaborazioni con le università, cioè tutto quello che significa facilitare la difficile sostenibilità ad oggi, e quindi cioè, diciamo, porsi quel problema anche su queste cose molto di dettaglio, che sono poi quelle su cui si infrange il sogno di una qualunque... protocolli con i vigili, per esempio il patentino ha un costo il elevato. Patentino, esatto. Il patentino è per chi deve gestire un rischio di incendio elevato.
se è medio o basso. Il patentino è una testata, 300 euro un corso fatto o da un vigile del fuoco o da un esperto fino a 25 persone. Questo è il costo. Però appunto affrontando la sessione potete fare una cosa affrontando la sessione. Ho trovato sconvolgente, cioè alcune delle proposte che ho messo nel gruppo. Sì. Vorrei ribadire la differenza tra musei di medie dimensioni e piccoli musei. Certo. Una è questa dell'orario, noi siamo già accreditati, me la devo già le 24 ore, però il tema qual è? È un tema che mette in difficoltà molte. Quindi bisognerebbe che ci fosse un percorso, come dire, in cui venisse alzato gradualmente lo standard e consentisse a tutti di non essere esclusi, anche con finanziamenti regionali, perché se la regione mette dei limiti ai quali arrivare ci deve mettere anche le risorse, perché altrimenti vale per tutte le leggi. Per la verità era un impegno che si erano presi anche in campagna elettorale, nessun nuovo costo, no? Derivante da legge. Adesso l'altro aspetto è quello del personale. È vero che il personale dei musei ha una qualità difficilmente sostituibile, ci sono delle norme nazionali che complicano la vita. Dietro questa esigenza non spingiamo fuori i piccoli musei e soprattutto quelli che vivono di volontariato, perché se vediamo dei livelli adeguati, perché vivono di volontariato? Se avessero i soldi avrebbero già preso il direttore, certo. Se non l'hanno preso non è che non ci hanno preso. Quindi se qualcuno a livello regionale, siccome voi siete un osservatore esterno, avesse questa bella idea, bisognerebbe dirci quelli che non ce l'hanno lo finanziano, allora lo prendono tutti. Ma se quello che non ce l'hanno se lo devono procurare. No, la logica infatti di questa cosa era quella di mettere in comune, cioè quello che non si può. Siccome uscite, stanno uscendo anche delle leggi sul volontariato, anche qui, no? Che prendono sempre riferimento di grossi gruppi di volontariato a livello nazionale, che poco di volontariato hanno e molto di esenzione fiscale, ma è un giudizio personale. Chi fa volontariato sul serio va tutelato con delle misure adeguate a chi fa il volontariato reale, disinteressato, senza abbandonare soldi. E tenete presente che molti piccoli musei vivono sopravvivendo su questo volontariato, facendo anche delle cose lusinghiere. Che non da noi, Benedetti, da noi è uscito il discorso che in una logica di sistema il direttore scientifico può essere l'unico su più sedi. Sì, ma se il direttore scientifico che è esperto in quadri, restauro di quadri, non sa niente di burattini, il direttore scientifico è... La regione non pagherà mai a un singolo museo un direttore. Anche perché dovrebbe pagarne tipo 300, quindi... Il problema è che non pagato. Vorremmo continuare a avere non pagato. Se non torniamo, no? Perché mi dovete imporre di pagarlo? Allora, scusatemi. Dobbiamo per forza... La legge la facciamo e si possono cambiare. Il tema è lì, uno dei punti che è emerso lì, è, ripeto, giusta la valorizzazione delle competenze, di sostenibilità, eccetera. Ribadisco, ci deve essere qualcuno che finanzia, non cacciamo fuori chi non si può permettere, perché sarebbe non credo problema. Che sia questa la logica del sistema, assolutamente. Come dici, è come arriva alla BBC, no. Secondo me arriva così. No, arriva quello che dite voi, quindi questa è invertire questa tendenza, cioè evidenziare questo aspetto, questo dubbio, per dire. Guardate che tanti piccoli musei vivono e sopravvivono sul volontariato. O diciamo chiaramente che li chiudiamo, o ci mettiamo i soldi, o gradualmente li facciamo sopravvivere così, visto che non ha fatto niente di male. Forse. Credo che questa sia la ratio, comunque. Nessuno vuole chiudere i piccoli musei, perché quella è la ricchezza. Le linee guida che erano uscite in occasione del riconoscimento del museo di qualità edizione 2012 e 2014, io c'ero nel tavolo, era proprio quello, di favorire i piccoli. No, ma è questo anche da adesso, forse noi l'abbiamo sintetizzato male, ma la logica era proprio su piccoli. Per favorire i piccoli comuni, hanno fatto tante norme.
La logica però diciamo che è questa, diciamo, se il messaggio che doveva arrivare era questo, credo che la dottoressa Morales ci confermerà, che adesso noi dobbiamo chiudere assolutamente, però la razza era questa, nel senso la realtà è che i piccoli musei sono la maggior parte. Quindi questo è, ci sono un numero enorme e quindi nessuno pensa di... Anzi, cioè la logica, io magari abbiamo sintetizzato in modo un po', abbiamo tagliato un po' corto, ma la logica era questa, proprio quella di portare, cioè, nella logica dei piccoli musei, perché per i grandi questo non è un problema, sono in sofferenza come tutta la cultura in Italia, va bene, però insomma è per i piccoli che questo è molto più rilevante, quindi il tema della condivisione è mai e poi mai ce la faranno davvero un direttore scientifico, magari uno che circuita su temi ovviamente omogenei, non a caso, se no non è un direttore scientifico, potrebbe essere una soluzione, insomma i problemi sono tantissimi, non è che... Non siamo qua a risolverli, però a metterli sul tavolo, quindi questo è fondamentale, incluso la precisazione, quindi grazie perché serve assolutamente quello, nel senso stanno raccogliendo gli elementi per accogliere la sfida. Lascio la parola alla dottoressa Moro e grazie a tutti nel frattempo, se noi dovremmo scappare per un treno.